Ciao a tutti da Yota e bentornati sul canale. Oggi proveremo questo gioco che forse c'è anche in italiano. Attenzione, sezionale attualmente incompleto, mancherà del testo, verrà visualizzato un linguaggio di fallback. Ah, Mountain Core oggi proviamo. Infatti viene scritto così, quindi lo giochiamo in inglese. Infatti, sì, ancora c'è dei piccoli bug. Allora, io non l'ho mai giocato questo gioco, quindi è la prima volta che lo proviamo insieme. E come sempre, per la prima volta che si gioca un gioco, diminuiamo subito questo. Poi, gameplay, keybinding, vabbè, grafica, vabbè, lasciamo stare. Twitch non ci interessa per adesso. Aspetta, Twitch cosa vuol dire? Ah, Twitch Integration Enable, ok, va bene. E New Game. Nome. Broccolo. Size della mappa, medium. Iniziamo con medium, questo è il seme. Peaceful mode. Poi, andiamo. Belli sì, lo... Ok, attenzione. Benvenuto su Mountain Core, questo è il Reaccess, il gameplay cambia. Ok, tu intrepido... Ah, e i nani. Devo scegliere un posto dove fare la nostra colonia. Attenzione, inizia tutorial. Premo SD per muovere la camera around. Ok. Ok. Q ed E to scroll the... Oh, il mouse... Ah, questo qua, ok. Perfetto. Prossimo. Clicca sulla mappa per saltare alla locazione. Clicca. No. Ah, sulla minimappa. Next. Premi space to pause and pause the game. Passiamola. Click the icon on press 2, 3, 4 increment the speed. Ok. 2, 3, 4 e pausa. Click the mouse 1 to normal speed. Perfetto. Andiamo in pausa. Next. Però dove sono adesso io? Ho capito, ma... Ah, ecco, Shift e VSD ne ho più veloci. Ho visto qualcosa che mi ricorda qualcosa, eh? Allora, facciamo così. Cosa vi ricordano questi così disegnati? Dwarf Fortress o... Rimworld? Le promesse non sono male di questo gioco, se è quello che penso io. Sotto il tempo e la data sono differenti del papapà. Clicca uno dei miei button. Ah, i differenti overlay questi qua. Ok. Priority view, roof view, piping, serve il piping e power view. Ok, e poi questo. Perfetto. Gli overlay. L'icona all'est e a sinistra della data del nostro management screen. We have setter management e we have resource management. Setter resource. Setter. Occo Giuda. C'è da imparare qua, eh? C'è da imparare, signori. Esc. Bello. E resource. Carne, tutte le razioni, fuel, granaio, attenzione, ESC, next. Per salvare automaticamente a mezzanotte, il gioco salva automaticamente a mezzanotte o quando esci dal gioco. Tu puoi anche premere F5. F5. Salvato. I controlli nel, in basso a sinistra dello schermo. La principale modo di comunicare e di interfacciarsi con il gioco. Puoi assegnare ordini, stanze, code di stanze e forniture per creazioni. E anche aggiustare la priorità dei task. Tu puoi anche right cliccare e andare indietro, precedente menu, o cancellare la selezione seguente. Quindi ordini. Tasto destro. Figo. Tasto destro si torna indietro. Bravi, bravi. Questo, tasto destro. Oh,
power plant. Power plant, mulino a vento, water pumpolo e cancel il task. Ok, oppure premi questo. Perfetto. Questo rooms, bedroom, bello, mi piace. Quindi, se tre hanno bisogno di cibo, bere e dormire. Bella, l'ozio totale. Per adesso puoi anche bere dal fiume e dormire nel pavimento. Comunque, mangiare e devi crescere delle colture. Clicca una stunz e silenzia una stunz. Clicca una stunz, una rooms, una stanza. E seleziona farm plot. Dei listi alfabeticali. Drag 4 separati farm slot. Ingrassi aria. 0,70 per... Ok, allora. Room. Allora, si deve imparare tutte queste cose. Allora, questo no. Farm plot, eccola qua. Dunque. Mi piace questa zona qua. Sei per sei. Poi un'altra sei per sei. E un'altra sei per sei. E un'altra ancora. Sei per sei. Perfetto. Poi clicca su ogni farm plot e seleziona il crop da piantare. Skim tempi, barley, ops, for now, are the last user for taxi reprieve. Quindi skip hemp. Allora, barley. Questo. Vado a fare così? No. Questo è barley. Poi. No, aspetta. Questo, barley. Ok, poi questo. Carota, corn, hemp seed. Hemp. Hop seed. Ma hemp seed. Ah, skippali. Ah, ok. Infatti dicevo che ci serve la marijuana all'inizio del gioco. Carote. Corn, potato e pomodoro. Bene, anche il wheat però sarebbe meglio del pomodoro. Facciamo un po' di grano? Facciamo il grano al posto del pomodoro. Ok. Poi, ogni sede deve essere, può avere massimo fino a 3 professioni assegnate che determinano quale job lui farà. Tu puoi selezionare i settler per vedere i cambiamenti delle loro professioni. Questo cambia anche come sono fatti i settler nel management. Assegna 4 settler come farmer. Di sicuro che di tenere qualche assegnato per owlers. Are they removed? Owlers? Non me lo ricordo cosa vuol dire owlers. E in diretta andremo a cercare owlers. Owlers. Vediamo un po'. Owlers. Significa camion. Beh. Camionista? Boh, ci sono i camionisti in questo gioco? Vabbè, credo che forse vuole dividere il trasportatore. 2 di 4 assegnati al farming. Ok, però io non so. Carpenteria, woodcutting, owler. Sì, è raccoglitore, colui che raccoglie. Owler, ok. Allora, vediamo. Ordini. Mina, chop, clear, estingui. C'è anche il... Ah, ok, aspetta allora. No. Stanze, priorità. Basta priorità, altre priorità. Ah, non è questo. Costruzione, tetti, no. Ok. 2 di 4 assegnate alla farm. Questo cosa fa? Taglia legna. Questo qua. Ah, ho capito. Farmer. E siamo a 3 di 4. Me ne serve un altro. Farmer. Perfetto. Un po' brutto che li devi andare a prendere così a mano. Non posso dirti... Ah, da qua lo posso fare?
sì, lo puoi fare anche da qua. Perfetto, ottimo, meglio, meglio. Un po' piccole, un po' troppo grosse forse le iconcine. Sarebbe stato un po' più piccole le iconcine. Sì, è bello da vedere. Però se fai le iconcine un po' più piccoline, tipo queste, forse ci entra tutto in una paginetta invece di fare lo scroll. Comunque c'è tanta roba. Chef. Ah, questi sono i farmer, vedi? Puoi filtrare, questi sono i filtri. Ok, civilizzazione, civili 7, 0 letti, immigrazione. È buona idea posizionare lo stockpile per tuoi setter per posizionare tutti i cosi, quindi seleziona la stanza e stockpile, then tool, 32 tile, ok, stanze. Quale sarà? Questo. 32. E lo facciamo... vabbè. No, scusa. Aspetta. Sbagliato. Tools. Tools. Di 32. Via. Yeah. Un altro 6x6. Ok. Allora, i crop sono stati in autunno e possono essere messi in uno stockpile. Per prendere più di crop è meglio produrre top for vegetable, bag and breed for grain. Seleziona la stanza e posiziona una cucina. I like farm plot, must room, need furniture to function. Cucina, tile. Ok. Ah, mi dà la priorità sullo stockpile. Ok, room. Cucina, 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 cucina. Bakery, no. Baracca. Cucina. Allora. 12. Quindi serve una cucina. Cucina. Water butler. Ed è questo. E lo andiamo a mettere qua. Poi. L'ho messo. Poi. Kitchen workshop. Si può girare con la R. Perfetto. Adoro queste cose. Kitchen workshop. Però non me li sta mettendo. Vabbè. Ah, devo dire il materiale stone. Vabbè. Qualsiasi. E poi. Un cauldron. Che andremo a mettere qua. Metallo. Qualsiasi. Ok, fatto. Ok, vediamo se lo costruiscono. Perché in questo momento è grigino, quindi credo che non lo debbano costruire. C'è andata, c'è andata, c'è andata lei. Lei, no, lei, no. Ah, perché ero in pausa, giustamente. Vediamo chi costruisce. Allora. Questo sta trasportando qui dentro gli attrezzi. Ha trasportato un Iron Hammer, però. Questi stanno incominciando a scavare. Se è Dwarf Fortress. Molto simile. Però c'ha l'animazione. Ma questo sta portando le cose. Ed è anche un po' Rimworld, secondo me. Meno sci-fi, naturalmente. Ok. Quindi questi sono i carretti. C'è un sacco di roba. Perfetto. Ah, il cauldron non l'abbiamo fatto. È pronto? Sì, l'hanno già costruito. Adesso manca solamente questo. Il worktop. Se nel frattempo trasportano da qua. Forse lo stockpile devo farlo qua. Però qua vorrei costruirci poi la centrale idroelettrica. Gli elefanti. Gli elefanti. Gli elefanti. 2, 3, 4. Velocizziamo un attimo. Ok, il barrel è pronto. E anche quello è pronto. Perfetto. Next. Cadre full di due. Allora, 7. Mangiano Fedi Hall. Ok, quindi
The cauldron furniture for the fairy hall is only completed when a cauldron containing soup in a vessel. Seleziona le stanze e posiziona la festina in hall. Mark cauldron to be placed in master festina in Slater. Ok. Quindi stanza. Facciamo la sala da pranzo. A questo punto io la farei qua. Ha finito di piovere, eh. Simple setup will ensure the set have food once the crop are harvested later in the year. You can also fish for the river or hunt animal once you have set up a meter provided for more food. Ok. Ah, basta, questo non ci fa mettere niente. Ah, il cauldron già c'è. Quello già c'è. Festing table e serving table. Posso mettere uno di quei. Questo qua, così. Mi piace. Ok. Molti oggetti sono craftati out of the wooden plank e stock block. Ok. È importante mantenere una serie di sapere. Ok. Quindi mantenerli sempre costanti. Seleziona un ordine. Minare. Drag di selezione nella montagna. In area tu vuoi minare. Start in mine. Auto selezione. Orden chop. Drag di selezione over the forest area. To have the woodcutter. Quattro log. Ok. Allora. Ordine. Minare. Questa parte qua. E poi cioppa. Andiamo a cioppare questi alberi qua. Ah, adesso stanno dormendo, giustamente. Ah, sì. Ah, ok, sta tirando giù gli alberi. Perfetto, bravo. E non c'è nessuno che va a minare? No. Dovrebbero arrivare in teoria. Aspetta, non è che non c'è nessuno che mina? Lui. Ah, però lui fa anche questo. Fa anche farmer. Ha bevuto l'acqua del fiume, giustamente. Bello che però c'è anche in italiano comunque, perché un gioco del genere ci sono alcuni termini che fai veramente fatica. Invece in italiano, se tradotto bene, si gioca molto più volentieri. Questo qua com'è finita? Oh. Aspetta che ne è rimasto uno, metti pure questo. Ok, e ce l'abbiamo fatta. Nel frattempo le pietrozze poi le vengono a prendere. Ok. Wooden plank are produced in sawmill by woodcutter. Stone block are created in masonry's workshop and stone mason. Ok, seleziona una stanza e prendo una sawmill e butto require crafting station to construct. You can press R to rotate. Ok. Inizio. Necessitano di una crafting station per essere costruiti. E c'è la crafting station. Vuole la crafting station subito oppure all'interno? Graveyard. Mushroom farm, mushroom farm, leader work. Ok, allora iniziamo con il sawmill. Uno, due qua. Possiamo fare anche più piccolo volendo. 4x4. Woodcutting branch, import pallet, export pallet. Woodcutting branch. Questi qua non ho capito. Uso questo per determinare quale item da importare nella stanza. Questo per determinare quale da esportare. Ah, fico questa cosa qua. E poi abbiamo bisogno di una masonry. No. Qua. 4x4. E vuole questo.
Questo qua cos'è? Or Crushing Star? Ah, figo. Madonna, è gigante. Ah, vabbè. Aspettiamo che vengano costruiti. Ma andiamo avanti velocemente. Ok. Sì. Ah. Quindi posso dirgli... Adesso io posso dirgli di creare questi oggetti qua, credo. Le stanze con forniture che producono oggetti sono controllate usando import export palette. Almeno... Piazza almeno un import palette e export palette in entrambe. Le immagini workshop. Posizione i prodotti stockpile which will hold the items they are produced. Ok, quindi import... and export import and export. Ok, produci 20 tiles, poi pino nel frattempo. Cos'è, quercia? Sì. Betul. E quello era Pino. Questo qua. Ok. Ma si possono ripiantare poi gli alberi? Sta lavorando la ciccia. Ingrid Eldwood. Si può rinominare. Ok. Allora, questo qua cos'è? Wood cutting. Quindi qua in teoria ci dobbiamo dire di importare i mushroom. I mushroom, senti a me. I log, quindi i tronchi. Produce almeno 20 tiles. Iron, ok. Tin chisel, iron hammer. Ma come faccio a produrre 20 tiles? Qui la pietra grezza che ci abbiamo. Ma che ho sbagliato? E in questa si può espandere questa stanza. Aggiungi tiles. Mi fa più grande. Ok. Ore crushing station. Ore is crushed. E questa qua si potrebbe anche mettere qua così. Non credo che si possa. Possiamo ancora costruirla forse. Cancella. Ok. Ora 0 di 20. Prodotti tiles. Questo non l'ho capita. Posiziona un prodotto della stockpile quale sarà mantenuto come oggetto che sarà prodotto. Questo? No, capito. Non ho capito. Ok, in stanze stockpile product vuole a meno di 20. Ok. E lo andiamo a fare qua. 6x6. Ah no, così me l'ha fatto. Me l'ha unito. Aspetta. Ok. Stanze, stockpile, prodotti. Qua. 6x6. Ok. Next. Seleziona ogni importo ed esporta pallet. E seleziona l'oggetto da importare ed esportare per ogni stanza. Allora, somile importa log ed esporti plank. Quindi qua esportiamo plank. In the Amazon importa rugstone, boulder and export block. E qui esportiamo blocchi.
perché qua già abbiamo, gli avevo detto prima di importare questo. Con tutto questo in posizione, tu, il tuo workshop inizierà a produrre wooden plank e stone block. Continua fino a quando tu non hai raggiunto il supply plank e stone block 37-14, che sono quelli che già avevamo. Quindi adesso lui lavora. Sì, guardalo come lavora. Guarda, guarda, sta lavorando, sta facendo quello. Pipipiro, piro, piro. Adesso lo mette qua. Sì, adesso qui. Cosa succede? Qua li mettono i prodotti. Ho messo un secchio. Perché ho messo un secchio che si riempie con l'acqua? No. Magari. Ah, adesso, ah, ok, i prodotti. Ok, questi sono i tool. Questi sono i prodotti. I prodotti di questi vengono messi qua. Ok, ci siamo. Adesso l'ho capito. Comunque ho notato anche, spippolando per capire cos'è lo sto product stockpile, puoi andare qua e dirgli quello che vuoi. In questo caso vogliamo prodotti e sono tutti questi qua. Quindi puoi selezionare questo, questo e quest'altro. La UI un po' da rivedere questi, perché qua è tutto gigante, poi c'è una finestra gigante e poi tutto è scritto in piccolo. Poi in altre cose invece è scritto in gigante, per le finestre troppo piccole non c'entra. Questo invece è carino. Ok, ci siamo, ci siamo. 45 l'abbiamo fatti. Questo qua non ci lavora nessuno? Gli posso comandare di andare qua, no, vero? Ah, questa fa carpenteria. Aspetta, aspetta, perché forse non c'è nessuno che fa questo. Questa cosa fa? Blacksmith. Carpenteria. Stonemason. Dovrebbe essere lui. Che sta trasportando un legno, tra l'altro. Questo è un cuoco. Vediamo se lo fa. Chi era lui? No? Chi era lui? Blacksmith, carpenteria, farmer, woodcutter, janitor worker, fisher e brewer. No, è lui, è lui. Dovrebbe farlo lui. È che sta facendo questo. Militari. Squad 1. No. 45 Rock Breed Nation. Felicissimo. Però non fa quello che io ho detto di fa. Nel frattempo che sono finiti questi, ranziamo anche questi due. E questi. Cos'è questo qua? Ci abbiamo tanta roba. Bustiamo un attimo. La tizia lavora più di tutti comunque. Adesso lei continua a produrre i plank perché c'ha i log, vedi? E fine, ci siamo. Questo che non mi producono. Porti questi e da questi. Sono qua. Diciamo così. Vai. Questo qua cos'è, rosso? Così hanno più pietrone. Fino a quando non svuotano sti carretti ce n'è tanti. Ma questo è vuoto. Questo qua. Questo qua c'ha un secchio. Questo qua si sta svuotando. E questo qua c'ha tutti i semi. E c'ha anche 10 plain bla bla bla. Però nessuno mi fa questo. E ho alta priorità? No. Non credo che stia funzionando. Iron Hammer e Cisel. Ah, questi sono gli attrezzi che richiede. Ok, ok, ok. Infatti ha messo un Iron Armor qua e ci sei. Ho capito, ho capito. Ora lo ronfano, manca lo ZZ. Però non mi stanno facendo sta roba.
Non me la stanno lavorando. Tu che stai facendo tu? Lui è un farmer. Quasi quasi ti ruberei alle mani all'agricoltura. Un blacksmith miner. Miner. Fai questo. Tanti, senza fare. Allora, era senza fare niente, quindi vediamo se lo fa. Lo sta facendo. Lo sta facendo. Sta facendo i blocchi, sì. Ok. Ce ne è tanta di pietre, eh? Qua scaverò le montagne io. ...45 di 45, perfetto. Questa copertura, questo copre le basi del gioco. Tu puoi anche puntare se appare la funzione di smite e forge, provvedere a dare combustibile, raffinare i metalli e produrre oggetti di metallo. Potresti anche muovere in differente sottoterra. Puoi spostarti sottoterra, o almeno costruire dei tetti sopra per proteggere i set e gli oggetti di ferro dalle intemperie. Quindi se noi adesso facciamo così, costruzione, roof, cioè tetto, e faccio una roba del genere, lui mi costruisce i tetti? Vediamo. Potenza in moto, ok, demolisci, costruisci, stone pavé, stone wall, porta, bridge, coso e pilastro. Immagino che pilastro, infatti. Credo che servano dei pilastri per fare, vediamo. Allora, vediamo un attimo, no, questi sono gli ordini, costruzione. Costruisci. Pilastro. Che se io faccio una roba del genere è 4. E infatti ce lo dice qua. Devi costruire almeno dei pilastri per costruire il tetto. Infatti adesso stanno riempiendo col tetto. Ok, perfetto. Oppure dei muri. Che però i muri... Ah, eccolo qua, smooth stone wall. Tutto di pietra però. Ah, c'è anche di legno. Ok, ho capito. Bene, signori, io chiudo qui il gameplay, spero che abbiate capito di più su questo gioco, vi lascio il link di Steam in descrizione, come sempre non lascio né un commento né un feedback né un parere sul gioco, ma lascio a voi decidere in base a questo gameplay che avete visto. Il gioco però devo dire su questo che non sembra tanto male, a meno. Li conosciamo questi tipi di giochi, di solito si infogna uno in questo giochi del genere e ci stai ore. Non si sa, non lo so se ci saranno nemici oppure no. Come sempre lasciate un like, un commento e se vi va iscrivetevi per supportare questo canale e portare sempre più contenuti tipo questo. E come sempre siete mitici, alla prossima. Bye bye.